Ehi, questo è Futuro Postumo, raga. 10 tracce, Davide Bava, le produzioni, Radio Blue Note Records. Yeah. Ieri appartiene al passato, il passato è dei morti. Problemi di ieri non sono di oggi, come le lancette degli orologi. Domani appartiene al futuro, un occhio aperto ed uno chiuso, io vivo oggi. Ciao, come state? Ma sì, bene. Benissimo, anzi, abbiamo mangiato paura. Top. Spettacolo. Serata musicale fighissima. Spettacolo. Gruppi potenti, stiamo bene. Cioè, come vi chiamate? Pietro. Il progetto è Futuro Postumo. Poi singolarmente. Nasty Mike. Tito Sherpa. Cotto. DJ Cotto è con noi stasera. E Tresdeca. E Davide Bava. Davide Bava, che stasera non è potuto essere presente, ma alle produzioni del disco. Oh yes. Come vi siete conosciuti? Beh, casino, guarda, non dilungarsi è lungo. No, beh, oh, aspetta, però, casino. Perché no, un filo conduttore, cioè noi tra noi tre si può dire che ci siamo conosciuti grazie al freestyle. Sì, ho questo ricordo, ci siamo agganciati in situazioni di freestyle. Io Cotto l'ho conosciuto oggi. Esatto, io Cotto è la seconda volta che lo vedo, comunque... Cotto è incredibile, lui quando serve è come Superman. Quando serve c'è. Tu lo chiami e poi dici con la K e siamo a posto. Cotto con la K. Yes. Cotto con la K, tra l'altro. Sì, ragazzi, Cotto con la K. Yes. Dove siete cresciuti? Chieri. Torre Pellice, cioè, proprio. Io un po' di posti, però Torino... Secondo voi il posto in cui siete cresciuti ha influito il vostro modo di far musica? Sicuramente. Decisamente. Come mai? Siamo il prodotto di quello che abbiamo attorno, quindi... Quali sono le vostre influenze musicali? Black music 360 gradi, per quel che mi riguarda. Sì, diverse. Cioè, per quanto mi riguarda c'è un po' di mischione. Boh, sono passato da techno a punk a black music, e ci sono diverse cose. Comunque Martin, che stasera ci ha fatto i suoni, tutta la serata. Lui è la mia banca dati musicale. Perché veramente, no, giuro che... Grande Martin. Quindi, partendo da Jay Dilla, insomma, ho potuto esplorare tutto il panorama, grazie a lui. Come si chiama il progetto che portate avanti in queste date? Ma noi stiamo portando appunto in giro per le date Futuro Postumo, che è l'album che abbiamo realizzato, diciamo così, in combo, in quanto tutti artisti solisti, con progetti all'attivo, con percorsi propri e personali, che ci siamo ritrovati grazie anche a Davide Bava e a Blue Note Record, che è una realtà di Torino che spinge, insomma, supporta un sacco di artisti validi. Ci siamo ritrovati a fare un disco noi tre insieme sulle produzioni di Davide, che ci ha un po' raccolto. È stato figo perché è stata un'esperienza. Alla fine noi ci conoscevamo già, c'era molta stima reciproca, però non ci eravamo mai messi con la testa su un progetto tutti assieme. Sì, DJ Cotto, se posso, appunto, non è originalmente, non ha partecipato al progetto, esatto. Però appunto ci ha supportato come mega DJ. Da dove deriva il nome del progetto? Da diverse intuizioni legate a quello che stava venendo fuori, perché è proprio stato, tipo, secondo me, un lavoro in divenire, quindi man mano si aggiungevano ingredienti, si aggiungevano intuizioni, la direzione prendeva forma realmente. Quindi il nome del progetto è Futuro Postumo, quindi come diceva Nasty, è un accerto, come mi ha detto lui, il lascito di qualsiasi artista, oppure il lascito che semplicemente ha... Sì, un po', diciamo, dell'arte che ti sopravvive, no? Quello che rimane di te... O anche al di fuori dell'arte, secondo me. Anche al di fuori dell'arte. Sì, diciamo che è un titolo un po' prospettico. Cioè, non dobbiamo spiegartelo noi il senso. Noi abbiamo fatto le canzoni. Infatti non l'abbiamo fatto. Il senso emerge dal tutto. Abbiamo fatto una super cazzo. Con lo start, apro lo start gate, poi la starte, ma la suerte, belle marce, strade perse, cose sparse, scomparse come un puntino nell'improvvisore, tu leva l'ego a larga visione, allievo e levo tipo knowledge rover, primo revolver, rivoluzione, bra, bra. Io sto con gli Apache qua, non trovo un pacione, sono, ma
vale essere grande per stare in un uomo. Vido il perdono e se mi perdono spesso ci perdono loro. Perdo soluzioni dalle mie tasche, multitasking, butto gas in profusione finché torno a casa come K-Pax. Capirci una cosa difficile, tu sei lo sforzo che faccio per vivere. Cagare dentro casa il limite, come a sfiorare con l'indice limite. E partendo dall'orbita, capire le tue forme la nudità. Quando tirano la gravità, capire di essere nullità. Capirci una cosa difficile, tu sei lo sforzo che faccio per vivere. Cagare dentro casa il limite, come a sfiorare con l'indice limite. Cosa vi spinge a far musica? Mi spinge a far musica la musica, cioè la sento e mi viene voglia di farla. Sono d'accordo, è un processo un po' naturale, no? Se ti appartiene è un qualcosa che assimili, interiorizzi, rielabori e esprimi. E cos'è per voi la musica? Non lo so, secondo me la musica è l'espressione più comune del suono umano, quindi la cosa più armonizzabile di quello che ci permette di comunicare alla base. Quindi noi usiamo le parole per parlare, ma dopo un po' diventa o prolisso o noioso. Invece grazie alla musica, grazie all'armonia dei suoni, possiamo rendere qualunque cosa viene detta o espressa un pochino più semplice da captare. Qual è il processo creativo che vi porta a creare un pezzo? Principalmente confusione. Bravo. Brainstorm. Principalmente confusione. Poi anche magari quando siamo insieme, se ci prende bene, che ne so, qualcosa che ci viene in mente, ascoltando musica, appunto, un beat appena fatto, qualche melodia. Seguiamo quello che accade nel flusso, diciamo, se siamo insieme, anche personalmente. Sperimento, butto giù anche a livello melodico, poi provo a dare un senso con le parole, se ha un senso proseguo, se no boh, cambio strada. Sì, in sto progetto ci siamo influenzati l'uno l'altro, secondo me. Vero. I testi delle canzoni come vi escono? Lasciando i cancelli aperti, loro escono da soli. Di cosa trattano? Sono i beat di Davide Bava, sono come si diceva prima, molto, molto concettuali sotto un certo punto di vista, quindi tirano fuori delle cose che non sono molto magari legate a far muovere il corpo, molto ritmiche, ma è proprio poesia, no? Un po' di musica. Quindi cosa è ispirato, cosa ci ha portato a scrivere, ma forse la voglia di esplorare un pochino più in là quello che ci poteva essere dalla condivisione di noi tre, del sapere di stare facendo una cosa a tre, comunque. Secondo me è appunto il discorso poetico che nasce tramite Radio Blue Note, eccetera, eccetera, poi mischiato appunto tanto nell'hip hop, porta poi il testo a parlare tanto di realtà, secondo me, di quello che percepiamo direttamente. Palco. Vi terrorizza oppure vi piace stare sul palco? A me piace. Stare sopra il palco è bellissimo. Anche sotto? Stare sotto il palco, certo, è bellissimo altrettanto. Stare sotto il palco prima che ci devi salire, è un'altra cosa. Qual è il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Nel mio caso l'apertura ai Good Old Boys alla Scatassura, 2014, come darsi. Per me è sicuro l'apertura agli Africa Pinerolo. Con cui c'è fatto anche la featuring. Con cui c'è uscito il featuring. Che bellissimo. Io, non sai, così, non. Così su di non saprei. Mi sono scassato minimamente una sera da baffo in cui eravamo tutti Touring Drugstore malcontenti e ci siamo scassati. Quella sera lì è stata veramente figa. Sono anche i magazzini sul posto, figo. Questa è la prima volta che mi è capitato in Francia. Avete una scaramanzia prima di salire sul palco? Ma più che una scaramanzia è una strategia netta, cioè che non è neanche una strategia ma è una condizione sine qua non imprescindibile, cioè la vibrazione, le vibes. Cioè io penso che prima di andare sul palco, più che non è proprio una scaramanzia, però salire sul palco senza avere la vibrazione giusta, senza essere coinvolti in quello che stai per fare, ti mette in difficoltà. Che cosa non deve mai mancare ad un vostro concerto? Le casse, le sigarette, cosa non deve... della patata,
Ah, no, non potete dire che non può mancare la Pussy. Rispetto per i vegani. Scusatemi. Rispetto per i vegani. Anche DJ Cotto. Con la gara. Vabbè, diciamo l'impianto, Cotto, dai, l'impianto. No, sì, ragazzi, no. No, vabbè, dai, beh, gli elementi imprescindibili sono la gente, l'impianto. Pubblico, vero, cazzo, il pubblico. Se dobbiamo rispondere seriamente. Il pubblico abbiamo suonato anche senza... Io personalmente ho già suonato anche senza pubblico, quindi... Completamente senza pubblico. Adesso vuoi pure i dettagli, certo, sì. Però basta che ci sia le casse, no? Tutta our tables and the mic. Dov'è? Rispetto a nessuno. Grillo in coro. Okay. Andate a ascoltarla, Grillo in coro. Sebastiano Contrario. Ehi, 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 ehi. Poi diventi arrogante, sai, vuoi barare al poker? Hold them, old man. Hai le palle spinte da un revolver. Vuoi fottere l'ora di più mediocre? Ti vedo sotto strati di pece più mediocre. Io sto con gli Apache. Donne muate vash. Io sto con gli Apache. Cowboy donne muate vash. Esco di casa come un rash cutaneo. Perdona mamma per il taglio cesareo. Ho visto quelli che fanno i selfie nel Pantheon. Ringrazio Dio che mi ha fatto ateo. Per strada il solito delirio isterico. Danno spallate a quelli che non si levano. Mi faccio vento e manco più vi vedono. Come se fossimo tutti frutti dell'odio. Tra le energie devo fare il funambolo. Sguardi fugace ad ogni semaforo. Cerco un maestro tra crepe che si sfaldano. Lo trovo spesso nel più pesto degli angoli. Però non parla, ride solo con gli occhi, sì. Mentre il tuo avvocato gli sta dando gli spiccioli. Io sto con gli Apache. Donne muate bash. Già sai sto con gli Apache. Cowboy donne muate bash. Per voi è importante anche l'aspetto visuale del concerto, le visual, l'attitudine, come il vestirsi? Vestirsi comodi soprattutto, cioè nel senso no, vestirsi no. Beh, a me una cosa divertente che mi è stata detta nella vita era tipo... Ah, guarda, da come ti sei vestito non ti davo due soldi. Poi hai rappato e ti hai spaccato. Quindi, poi grazie a frate. Però ci teneva che il cappellino fosse dritto. Sì, eh? Sì, raga, io perché sono ossessionato dal cappellino dritto. A me piace l'outfit fresco, poi si fa quel che si può, insomma. Un minimo di dritto. Lockdown. Voi questo periodo storico... Vi ha dato una mano per continuare a scrivere oppure come a certi artisti vi possono aiutare? Sì, secondo me sì, è stato un acceleratore. È stato un bel bacino di cosa, sì. Qua attingere, personalmente. Sì. Ha dato forse, sì, lo stimolo soprattutto e anche il tempo, soprattutto durante il primo lockdown, di scrivere, di creare. Cosa pensate della scena del rap italiano odierno? Variegatissima, c'è roba che mi fa molto sempre piacere sentire. Cioè, ci sono sempre i fiacchi, ci saranno sempre, c'è la gente che spinge per davvero. Non so cosa dire, cioè. Non so, un aggettivo che mi viene in mente è satura. Cioè, oggi come oggi, rispetto magari a 10-15 anni fa, c'è... molta più gente che fa un sacco di cose, sì. Che ben venga, a me sembra una cosa bella, poi satura, sì, confuso, però sì, sicuro è satura, sì, tanta gente, tante cose, tante informazioni che vuoi, ma noi contribuiamo a saturare, sì, sì, no, un buon mix vuole un saturatore, livelli di emissione. Social, li usate, non li usate, li odiate? Li odio, li uso purtroppo. Male, La peggio droga. Senza grande impegno. Li odio, li uso è la cosa giusta, secondo me. Li odio, li uso, però... sì. Li odio, li uso, virgola, vorrei sapere più. Ti social è un altro positivo, yes. Comunque quando magari, non lo so, senti, che ne so, qualcuno che ascolta la tua roba, ti scrive, magari si creano connessioni, comunque hanno sempre una loro utilità, poi chiaro che se ci vai sotto, come ogni roba.
creano dipendenze, quello sì, però la vita non è i soci. Per il vostro attuale progetto, futuro postumo, vi fate dare una mano da un'etichetta? Allora, Radio Blue Note Records, diciamo appunto l'ente che si è occupato della distribuzione, in sé poi c'è... Sì, beh, Mike Generale ci ha dato una mano nel lancio, nella distribuzione. Sì, c'è anche Enough Records, sì. Cioè, Enf. Avete dei progetti futuri, video, altre collaborazioni? Abbiamo dei video di futuro postumo che dovranno uscire ancora. Dopodiché penso che... Cioè, parlo a titolo personale, ma penso di parlare anche per Tito e Trasdeck. Abbiamo dei progetti solisti che sono on the way e di cui ci auguriamo che sentiate parlare. Volete lasciare i vostri riferimenti social? Io sono Trasdeck, su Instagram Trasdeck, se mi chiami Trasdeck mi giro. Sono nella letterale, sono Pietro. Beh, io su Instagram mi chiamo nasty.mike.it. Se volete aggiungermi, quello è il mio profilo artista su cui troverete tutte le cose inerenti. Io Tito Sherpa ovunque, tutti i social, cose, Spotify, Tito Sherpa. No, me non mi cercate, va bene così, ragazzi. Sentite che c'è una serata. Sì, però non te lo voglio. Già c'è una vita piena. Sì, no, però se vedete una serata c'è scritto cotto, sono io. Però con la K, cazzo. Con la K. Anche se lo vedete scritto con la C potrebbe essere, però se entrate qualcuno sta gridando con la K, allora. Beh, quello è il gemello cattivo. Il gemello cattivo con la C? Sì, l'alter ego. No, minchia, succederà questa cosa. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Producer J Dilla, DJ Crush, giapponese, cantante, performer, meravigliosa donna, Nada, italiana. Ci siamo. Vabbè, io ti dico sicuramente Nas, Nasty Mike, deriva da Nasty Nas, per me è Nas, tanta roba. Herman S, scrittore. Marina Abramovic. Narciso Parisi, sicuramente, andatelo a guardare. Supratore, che ha vinto Sanremo. Basquiat, esatto. È uno scrittore che mi piace molto, poi Paolo Coelho. Musica, ti dico, Luix mi piace molto. Gatekeepers anche, assolutamente. Michelino. Pittori Kandinsky, sicuramente. Joseph Albers, vabbè, da lì che c'ha valore. Nella musica, Franco Califano. Grande. Da non toccare. Mac DeMarco e vabbè, Kendrick Lamar, perché sulla scrittura per forza Herman S, Jack Kerouac, sì. E poi gente che scrive però dei saggi che sono due palle, sono dei mattoni, però sono da leggere e sono Deleuze e Guattari, gente di cultura. Con la K. Con la K. Con la K. Perfetto, molte grazie. Grazie a te, ciao. Grazie a voi. Ciao ciao. Oh, ti devi portare la casa. Yeah. Oh, sorto del bosco insieme ai filos, torre pellice al corpo, gaute la col, su nel tambur, c'est de bu, su dai gira su, su un underground come i tapinambur, fini col bastone, c'è buco la carota, tipi a cacci la città le morte, su negli ultimi pace, gaute giù in nota sul morco i soci. In Germania vegliotto con cui fuma bisboccia. Le navita crama, le quattro mise al parco, parlo fica tutti fringue. Sta causa che distanzia me le belle. Parla ne di sta cultura che fa sciopè in burdel. E feluda me ne manu l'opinel. Mi sono trasparente, dico ma che bel. Snia busti pagliasso, le maclon fanser. Sta merda si è pisia, anvela ancora. Strisia con la pisia antleva. Segue la natura. Ti fa tanta finisce agita. L'uma che tiento che fer su dalla meda. Vedete che avete da mi strada le nauta strada. Non fa sonne troppe du capo triacciamente masna. Sta l'energia è curata. Ieri le arancia parate. Adesso fase la fatta. Le scobarze se fa la bracca. Mi sono original from the hood. Tranquillo come cutel piantando la tavola se prendo ma col pintum. Insieme, a me ma un di passione sta che pin come un puccio. Ma fa niente il cross che ti fugge. Fly away, sto per cazzi miei.
tipo le fela sgana, wey, rimemba cazzo spiemo in testa. Bim bum bam e distrugge i dei da fatti che zast. Tu ti dia cerca la pasca, spia de sen criminal. Che assungia belle strade, tu ti dia cerca la pasca, spia de sen criminal. Se rotto ninja, cerca la felicità nell'ombra. Serotonina, cerca la felicità nell'ombra. Non vedi la città è morta, non vedi la città è morta. Serotonina, cerca la felicità nell'ombra. Serotonina, cerca la felicità nell'ombra.